La vita è tanto bella, sai, ma se lo vedi che sapore ha, è tanto, tanto bella, sai, ma manca la serenità. Se il governo cambierà, poco mi importerà, solo la musica me salverà. Viva la, viva l'amore, viva la musica, viva la, viva l'amore, viva la musica. Fresco, leggero, fragrante, fruttato, della mia terra il prodotto più amato, della mia gente, orgoglio e fatica, il prosecco mi invita a brindare alla vita. Cin cin! E brindiamo alla vita! Un amore di prosecco! Saluto anche Giulio e tutta la compagnia, ben arrivati. A spiegare la passione può servire una canzone. Siamo tutti innamorati. Temo il cielo serenaggioso, del sol che ti bacia, non sono gelosa. Fresco, leggero, fragrante, fruttato, della mia terra il prodotto più amato, della mia gente, orgoglio e fatica. Un amore di prosecco, cin cin. Un amore di prosecco, cin cin, e così iniziamo. Everybody say I love you, tutti dicono ti amo, e noi insomma vi amiamo con grande piacere. Ritorniamo a questa nuova settimana dall'alto, come vedete le immagini ci portano
alla festa di Gran Torto in provincia di Padova, quindi vediamo anche dall'alto l'organizzazione anche di queste strutture che non sono sempre solo, come posso dire, i capannoni, ma ci sono anche strutture importanti, come vedete, anche con i pannelli solari, insomma, i comitati che si danno molto da fare, e poi vedete, poi si aggiungono anche sempre, in ogni caso, anche i famosi capannoni, sempre molto belli, devo dire, insomma, ci sono delle ditte che hanno delle strutture fantastiche. Buongiorno amiche ed amici, buon lunedì, vi porto i saluti dello zio, subito vado a salutare Capitan Mattia, non so se abbiamo collegamenti anche video. No, solo audio. Solo audio. Abbiamo notizie di questa telecamera? Prima o poi la ritroveremo. Prima o poi, ecco, questa è l'immagine che si dà dalla esatto. Regia. Va bene, va bene. Salutiamo Capitan Mattia di Pontelongo, che sono passato sabato, volevo fermarmi sotto il cartello di Pontelongo e farmi un selfie. E poi mi è venuto in mente che potrebbe essere una cosa molto carina, condividere con voi a casa, insomma, ognuno di voi, così, quando mica devo uscire a casa per forza, ma insomma, quando siete fuori, magari sul cartello del vostro paese, questa cosa, vi mettete, ecco, con il nome sotto, mi fate un selfie, ce lo mandate, noi magari facciamo così il gruppo, raccoglieremo, lo faccio anch'io, raccogliamo e così vediamo anche tutte le località, insomma, potrebbe essere un'idea carina, ecco, fatelo perché cominceremo. Cominciamo come sempre le nostre cose, partiamo piano piano, poi diventano una cosa, insomma, carina e da condividere con tutti voi. Allora, salutando belli, brutti, dispiaciuti, 10 giugno 2019 si è votato, speriamo per un po' che adesso si stia tranquilli, ma non so, staremo a vedere, ma noi non ci occupiamo di questo, ci occupiamo invece del nostro almanacco di mezza giornata. Andiamo subito a vedere allora quali sono, intanto con il nostro frate indovino, pace e bene, Beata Vergine Maria, madre della Chiesa, dopo la giornata di Pentecoste di ieri. Allora, detti non ce ne sono, neanche quarti, se no lo zio direbbe l'ho bevuto stamattina. Santissima Trinità oggi, poi c'è Beato Enrico di Bolzano, San Massimo che è patrono della città dell'Aquila, e San Timoteo e Sant'Olivia. Il lavoro della festa né ti giova né ti resta, ecco, anche se sappiamo che ormai sempre di più, non possiamo dimenticarlo, insomma, sempre di più, questo sicuramente insomma, è un dato di fatto, senza star lì a come posso dire, a dire giusto o sbagliato, ma insomma sempre di più molte persone lavorano anche nella festa e quindi insomma è diventato così un'abitudine abbastanza, insomma, consueta. Va bene, allora, caro capitano, se lei è pronto, allora tra pochi istanti noi iniziamo con i nostri personaggi famosi, poi abbiamo tutti i vostri WhatsApp, oggi ci dedichiamo un po' di più dal colmo, mi scuso venerdì se non siamo riusciti a fare bene 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 il passaggio dei vostri messaggi, abbiamo cercato di leggerli tutti, ma avete visto, era veramente un numero incredibile, grazie anzi perché siete stati straordinari, credo anche Marco in Niagara con Anna si è rimasto stupefatto da questa vostra partecipazione bellissima, ecco, però purtroppo insomma il tempo è quello che è. Allora iniziamo con i personaggi famosi di oggi, si parla di calcio ma insomma noi non andiamo nei campioni ma andiamo sulle figure. Auguri a Carletto Ancelotti, che è stato grande giocatore della nazionale, grande allenatore, è tuttora grande allenatore, ecco, personaggio, insomma, ecco, molti amici a casa, insomma, credo siano affezionati a queste figure importanti. Allora, noi l'abbiamo messo perché, come posso dire, so che le amiche a casa seguono magari le trasmissioni di Gossip. È stato uno dei primi fenomeni di questo bel ragazzo, Costantino Vitagliano, che però, insomma, come posso dire, non era né attore né cantante né nulla, era solo un bel ragazzo che però era diventato famoso grazie alle partecipazioni Uomini e Donne, queste cose qui. Insomma, io ricordo che ha dichiarato che, insomma, nel suo momento clou faceva 3-4 ultimi dell'anno come ospite nelle discoteche, prendeva 20.000 euro di qua, 20.000, quindi insomma anche la bellezza, quindi vabbè, auguri, non so che fine ha fatto. No, parlando di professione, dica. Ha inventato la professione del tronista. Ah, il tronista, è stato il primo tronista, uno sta seduto, vabbè, comunque no, insomma, vabbè, comunque sicuramente molte amiche. Lei bellissima, insomma anche lei è un'attrice, produttrice, adesso non è che, ma è soprattutto stata famosa perché è stata anche una, la prima moglie, credo, vorrei sbagliare anche, stiamo parlando di Elizabeth Hurley con lui, come si chiama, non mi ricordo mai,
Se lo ricorda lei, capitano? Vabbè, insomma, comunque le nostre amiche a casa se lo ricordano, poi vi dico anche il nome. E adesso sentiamo questa voce che, insomma, porta indietro nel tempo, magari quando eravate studenti, un po' ribelli, insomma, ma anche lui racconta, ha raccontato e ancora oggi racconta la storia dell'Italia a suo modo, ma con questa sua ironia. Prego! Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato. E accetto. Francesco Guccini, cantautore, molto amato anche all'estero, i suoi testi sono ancora oggi molto attuali, naturalmente sono sempre stati testi di protesta, naturalmente, e spesso molto attuali, poi non parliamo noi di ricollocazioni politiche, ma insomma sono persone che hanno sempre un po', ecco, messo in evidenza le distorsioni. Poi amiche che sono un po' anziane come me, magari anche un po' di più, ricorderanno Judy Garland, che era anche una cantante, ecco, non ho fatto il tempo a prendere qualcosa di canzone, attrice, è stata molto famosa, insomma ve la faccio vedere al suo massimo splendore. Torniamo indietro addirittura, insomma, nel momento in cui c'era, ecco, il passaggio. E chiudiamo con Tosca d'Aquino, che è un'attrice italiana simpaticissima, molto brava. Grazie, ecco, alcuni personaggi famosi in questo nostro primo momento dedicato naturalmente al, così, al gossip. E adesso andiamo col paginone, il primo appuntamento del paginone, e poi lo ritroveremo più tardi. Aspetto i vostri WhatsApp o il telefono 044. Ah, sai, capitano, cosa facciamo vedere, anche se è partita la canzone, un attimo il colmo, perché oggi ci dedicheremo un po' di più, anche perché sono già arrivate le risposte. Qual è il colmo per il ciclista? Dai, forza ragazzi, tre parole, guardate che è facilissimo, non posso per adesso darvi nessun aiuto, ma immaginate le cose che, insomma, più importanti che fanno parte della, del ciclista, la bicicletta, ma queste cose qua, una cosa semplice. Prego. Non posso riposare, amore, cuore, pensando solo a te ogni momento. Non esser triste mai in quelle sere, quando ti sentirai un vuoto dentro, ed assicuro che sei tu che amo, e t'amo forte, t'amo e t'amo e t'amo. Se fossi poi un angelo del cielo, dal cielo ruberei le cose belle, il sole e poi la luce delle stelle, per farne un mondo senza più dolore. Da te, dal mio tesoro, non serve la bellezza, la natura, se tu
sei con me, amore caro, e t'assicuro che sei tu che amo, e t'amo forte, t'amo e t'amo e t'amo. Beh, devo dire, questo incrocio di voci, noi ve lo facciamo sentire spesso perché è una cosa intanto che abbiamo in esclusiva noi di Viva la Musica, il grande maestro Franco Bastelli con la bellissima voce di Maurizio Medeo, che credo sia una base musicale perfetta per il paginone, grazie anche ai nostri registi che insomma cercano di incastrare e di farvi mettere un po' a, come posso dire, a più grande insomma gli appuntamenti, anche dei manifesti un po' piccoli, però vi ricordo sempre che poi noi leggeremo anche il paginone, quindi c'è anche fra mezz'oretta scarsa e quindi riavremo il paginone, ve lo leggo io, cerco di darvi un po' tutte le informazioni, ma ricordate sempre che il sito Viva la Musica ha pubblicato tutto, quindi lo potete vedere al telefonino dall'altro. Allora, ci siamo non dimenticati, ma volevamo così, l'abbiamo tenuto, l'abbiamo mostrato parecchie volte, me l'avevate mandato voi, noi naturalmente abbiamo fatto tesoro di questo, lo ricordo, le foto dedicate ai nonni naturalmente. Oggi già è arrivata qualche foto, quindi ne aspettiamo però molte. Oggi in molte case sono arrivati i nipoti, finite le scuole, facciamo un bel applauso a tutti i ragazzi dalle, che ne so, dall'asilo fino ai, ai superiori, ecco, sperando, insomma l'asilo non c'è problema, elementari, medie, superiori, che sia andato bene per chi non deve sostenere gli esami, che ancora non sa. Ecco mia mamma, 30 secondi dopo che ho ritirato i bambini da casa sua, ecco, quindi già siamo un po' più avanti. Ne avevamo anche un'altra molto carina, insomma le abbiamo fatte vedere, ma li facciamo rivedere perché era Anna di Grantorto, mi sbaglio, questa. Ecco, giugno, ultimi giorni di scuola, è scattato un improvviso esodo, nonni in fuga all'estero. Al di là della battuta, della simpatia, ecco, insomma sappiamo che i nonni sono un ammortizzatore importantissimo, soprattutto in questo periodo dell'anno, per i genitori che lavorano e che naturalmente, insomma, tra insomma Grest o altre cose, non tutti sono, torniamo pure, grazie, ecco, teniamo pochi secondi, e non tutti possono naturalmente, insomma, avere possibilità o magari per tempo, per, e quindi i nonni diventano i genitori, come posso dire, surrogati, importantissimi però, straordinari. Quindi se avete i vostri nipoti, se avete voglia, mandateci le foto, già qualcosa è arrivato, anche fatelo fare a loro, che loro sono molto pratici, e così vi salutiamo, li salutiamo. Allora, prima dei buongiorno, caro capitano, andiamo a un'altra canzone che abbiamo adesso. Abbiamo la Dania, Danimobs Band per voi. Ricordo le immagini, sono quelle sempre, anche queste, capitano, di Grantorto, che abbiamo visto dall'alto. Adesso vediamo all'interno con la serata, proprio con Marco e Niagara. Ma adesso Danimobs Band, prego. Io credo nella lealtà di te, amante mio, dall'anima pulita, ed è per questo che sto imparando a credere in qualcosa attraverso te. Sei amore mio.
andremo a testa alta nella vita. Non è facile, però io credo alla speranza che non si spegne mai e mai. Io credo finché ci sei. Signori Zecca e Sachs. Molto bene, eccoci qua. Allora siamo pronti per il primo giro dei buongiorno. Abbiamo anche degli anniversari di matrimonio, abbiamo dei compleanni, abbiamo anche delle foto generiche, perciò insomma ci divertiremo come sempre. Grazie a voi, grazie. Intanto saluto Maria e la ringrazio per, come posso dire, i suoi ringraziamenti, insomma, perché abbiamo fatto la foto. È una cosa che sapete a noi fa, no, piacere ancora di più poter condividere le situazioni assieme a tutti voi. Allora bene, dai, si va con i nostri buongiorno. Bruno, Ivana, D'Aspresiano, salutano tutti quelli che lavorano a Viva la Musica. Grazie ragazzi, e noi salutiamo anche tutto il pubblico, perché in qualche modo insomma fate parte di questa grande famiglia. Riparte una nuova settimana felice lunedì. Naturalmente il saluto va a Mattia, a tutte le amiche a casa e agli amici. Io ci tengo a ribadire che Alma e Claudio ogni giorno si ricordano anche di voi a casa con il loro buongiorno. Oh, questo è un bel buongiorno. Stamattina sono andato un po' a camminare sull'argine presto e c'erano due signori a una certa età con l'orto, finché non fa caldo, che appunto si stavano prendendo i fiori di zucca, e lo ha fatto anche la nostra Giovanna. Complimenti cara Giovanna. Allora, buona giornata a tutti voi. Ieri sera tanta bella gente, la festa di San Martino di Lupari con Marco Niagara da Umberto di Vicenza, una festa che non abbiamo, anzi se fate parte di comitato sapete che noi aspettiamo le feste, insomma, che ci danno anche una mano per andare avanti. In fondo cos'è un buongiorno? Il buongiorno è un magico pensiero, un pensiero che corre veloce, ricopre grandi distanze e arriva dritto al cuore e lo riempie di sole. Grazie Umberto. Buongiorno a Roberto, che è in montagna, insomma grazie caro Roberto, non so se l'ha fatta ieri, e condividiamo questo suo buongiorno. Il buongiorno anche da Carla. La vita è una gioia, gustala, la vita è una croce, abbraccia, la vita è un'avventura, rischiala, la vita è una pace, costruiscila, la vita è felicità, merita, la vita è vita, difendila. Buon lunedì.
E buon lunedì anche da Lucia e Mario, che ci mandano questo scrigno di fiori per tutti noi e voi. Questa l'abbiamo già vista. Buongiorno da Franca, stamattina sto al mare, svegliatevi da soli. Volevo darvi il mio buongiorno, disturbo, mai Franca. E poi Giovanna di Rovigo, ehi, buongiorno. E poi un pensiero gentile, non costa nulla e fa bene all'anima. Buongiorno amici, ecco, da Luciana e Angelo. E poi Monica, inutile che fate finta di niente, vi dovete alzare, buongiorno. Adesso lo dovete dire ai vostri ragazzi. Natalina dice, ci hanno fatto credere fin da piccoli che quando ci facevamo male passava tutto con l'alcol, è vero. Ecco, ecco perché da grandi non abbiamo mai smesso. Ecco bene. Paola, buongiorno, non ti puoi distrarre un attimo che subito è lunedì. E poi Silvana, la vita è tutta una corsa, ma il tempo per salutare gli amici lo dobbiamo trovare, buon lunedì. E poi il nostro Manuel De Angelo, buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì. Ecco, e questa è una delle coppie che festeggeremo dopo. Grazie amici, un bel applauso ai vostri buongiorno, ne troveremo altri veramente di cuore. E adesso, caro capitano, Alice e gli Appleton, prego. Dai che si va con Sirtaki. Guarda già vicina un nuovo giorno vestito di poesia. Il vento è forte, tu devi andare via. E la forza di lasciarti non ce l'ho. È così che ti voglio ricordare, ma la speranza è ancora dentro agli occhi tuoi. Ma questo vento dove mai mi porterà? Se alla pure arriva e chi lo sa, chi lo sa se ogni tanto mi sembrerà di udire un canto che nell'aria volerà. Sono io che chiamo e sai perché io non resisto senza di te. Ale, dai forza! Un saluto agli amici di Telechiara! Ciao! Ciao! Un saluto al cameraman, Carlo! Ciao, Carlo! Che fatica, amore mio, ogni volta che arriva la domenica. Tanta gente felice che non sa che cosa? Che l'uomo mio il mare affronterà. E intanto fioriscono le rose. Maggio. Ma nel mio cuore inverno e fuori no. Ci vuole tempo, ma quel giorno arriverà. Arriva, arriva. E mi dirai, amore, sono qua. Sì, sono qua. Se ogni tanto ti sembrerà di udire un canto che nell'aria volerà. Sono io che chiamo e sai perché io non resisto senza di te. Un saluto anche all'amica Mara. Ciao Mara. Sono io che chiamo e sai perché io non resisto senza di te. Io non resisto senza di te. Sirtaki dalla voce di Alice. Yeah.
Definire il Melody con una parola non è semplice. 20 anni che andiamo al Melody. Mi piace, è liscio. È un locale molto accogliente. Si balla, si diverte. Ci tengo molto alla sicurezza. È il Melody, questo lo dà. Sono la ragazza più spumeggiante del gruppo. Ci scateniamo in pista qualsiasi sia il genere musicale. Ho conosciuto moltissime persone, moltissimi amici. La cosa più bella è l'armonia che si crea tra clienti. Quello che succede in serata, meglio non raccontarlo. Dove si è? Al Melody, ovviamente. Bene, 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 quindi gli appuntamenti delle prossime stagioni. Grazie Umberto che mi diceva vi segnalo i prossimi ai comitati che non avete. Grazie Umberto, voi pubblico siete i nostri portavoce anche nei locali dove andate a ballare. Noi cercheremo di stabilire anche i contatti con l'Odissea, altri grandi locali dove si balla. Allora, attenzione, velocissimamente andiamo poi anche a leggere un po' dei vostri colmi e lo facciamo tra pochi istanti. E poi anche, caro capitano, prima dei colmi io direi, se lei è d'accordo, che aggiungiamo un posto a tavola per Anna di Signoressa e Sara di Conselve, che per la prima volta ci scrivono. Allora, ecco, vediamo di accontentarvi il più possibile. Anna, Marco e il clan, Sara voleva i Rodigi, vediamo, insomma, andiamo veloci, dai. Ciao carissimi, partiamo con la prossima canzone, che è Marco Niagara, gli highlight, cioè gli highlight sono video musicali dove però mettiamo le immagini della festa per farla vedere. Ecco, carissimi, il colmo essere sempre molto spompato, Antonella che ci dà il buongiorno, poi appunto Sara da Conselve, Gabri che vedremo anche con il suo buongiorno, un saluto da Agnese, Agnese Berto, da Anna appunto di Signoressa, e Anna sulla, da Casale sul Sile sul colmo, correre senza sella, beh, sì, stare in piedi se no, ecco, e poi Elvira e Roberto e la nipotina Sara che oggi è dai nonni in ferie. E poi, a proposito, tra poco festeggiamo la grande Tiziano da Rovigo che dice non sono né ricco né famoso ma oggi compio gli anni, e voi sapete che noi iniziamo con i famosi ma i più famosi che siete voi li teniamo nel cuore della trasmissione. Musica con Marco Niagara, gli highlight della festa di Gran Torto, eccola qua. Per essere seduti qui, per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili che ti sembra vero solo se doveva andare poi così, che vuoi dare tutto e resti lì. Ed io ci credevo, ed io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo, perché ci credevi, perché ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi. Quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi per me? Che cosa vuoi per te? Qualcosa che non va e tutto poi finisce qui. Puoi fare a meno di fare a meno le cose facili. Se è vero poi più vero è, se va bene va bene così. E fragili, fragili resti lì. Ed io ci credevo, ed io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. E tu ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi. Quello che cerchi cosa nascondi dentro te?
cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti tu da me? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi, quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi per me? Che cosa vuoi per te? Aspetti da me, l'applauso lo facciamo a lei, signori, Anna. Brava, bella, simpatica la nostra Anna, e quindi insomma bella serata, avete visto negli highlight questi brani musicali, dove però invece di vedere solo l'orchestra vediamo un po' tutta l'organizzazione della festa, una cosa molto carina, molto simpatica, ecco, anche questa è un'esclusiva di Viva la Musica. Allora, prima di cominciare a festeggiarvi, e festeggeremo anche il nostro grandissimo Tiziano da Rovigo, allora l'ultima tranche di buongiorno. Eccoci qua, grazie Amedeo, si parte per una nuova settimana il nostro Amedeo, buongiorno e buon lunedì, mitico, e poi Arianna, che la settimana abbia inizio, buon lunedì, oh, buon inizio settimana a tutti i miei familiari e a tutti, quindi anche a tutti voi, a Daniela Di Meolo, grazie, che sia una settimana felice e fortunata, buon lunedì, la nostra campionessa Patrizia, che saluta tutte le amiche e gli amici che seguono, la sua risposta è il colmo, visto che è la campionessa essere in giro, buona giornata e buon inizio di settimana con i cuori. E questo bel micio a Sara di Conselve che dice: mi fate sentire i bravissimi Rodigini, di la verità, stavi aspettando il mio buongiorno? Certo che sì. E poi ecco, c'era il micio e non può mancare naturalmente il cagnolino. Tanti saluti da Gabri, mi fa un baffo a me il lunedì buongiorno. E iniziamo, attenzione, perché si va con la marcia nuziale. Anniversari di matrimonio, allora iniziamo dai 45 anni di matrimonio, tra poco anzi vi do, mi torni un secondo su di me che leggo i nomi che così ho anche modo, allora Rocco e Luigina da parte di Rita Angelo e tutto il resto dell'Allegra Compagnia, eccoli qua, li stiamo vedendo e sulla marcia nuziale che continua. Il buon anniversario di matrimonio anche a due coppie splendide che vedremo, Enzo e Cristina, e Doriano e Isabella. Eccoli qua, li vediamo. Tanti auguri dagli amici Lori, Susanna, Salvatore, Silvia e Gianna. Ecco qua, quindi per queste belle tre coppie la marcia nuziale, quindi complimenti veramente di cuore. Andiamo avanti perché adesso si va dal nostro Super Tiziano, qua ci spariamo auguri a nastro perché eccolo qua, dice non sono Enrico Famoso, ma come, tu sei uno del nostro, della nostra grande famiglia di Viva la Musica, caro Tiziano, e allora tutti noi, anche tutte le persone che sono a casa, ti facciamo gli auguri, non, chissà dov'è su questo fiume, insomma, quindi lo salutiamo, non è il suo po', ecco no, vedo una vegetazione diversa. Oh, ieri nell'orchestra di Rodigini si è festeggiato il compleanno di Nicolò, ancora tantissimi auguri da Katie, un caro saluto a noi di Viva la Musica, grazie Katie. E poi ieri tantissimi auguri di buon compleanno alla mamma Ombretta, dalla figlioletta Vittoria, Alex, Sofi, Nora, la mamma, il papà, Camilla, Emanuele e Daniela, di questa bellissima foto sorridente, veramente straordinaria. Ecco questa, lo sappiamo. Ah, intanto saluto gli amici del Tilt, poi se riesco vi faccio vedere anche un po' del ristorante, che è bellissimo, ho fatto un video. Buongiorno, Viva la Musica, la compagnia delle Coccole ringrazia Barbara e Giordano, ecco, quindi li ringraziamo, purtroppo non sono molto a fuoco, per la bella serata ieri sera al Tilt, grazie a voi come sempre, gentili e ci supportate. Grazie a voi Luciana, devo dire straordinaria la gestione del Tilt. Oh, la nipotina della nostra Giovanna che dice pronto per i nipotini, buongiorno, lei gioca anche a carte, vedete impanate le foglie di salvia e vedo anche, ecco, dei credo gnocchi, qualcosa di buono. Tanti auguri ad Elisa, quella col vestito blu, dai nonni e dalle zie, va, eccoli qua, la bella principessa, circondata da tutte le amiche, auguroni, auguroni, auguroni. Va bene, dai, bella canzone che arriva, prima del paginone, cosa facciamo capitano? Mauro e i Boomerang, prego. No, non puoi fermarmi, io ti voglio, non mi arrendo, con la forza o la ragione, stai sicura io ti avrò. No, non puoi fermarmi, tu lo sai, io ti pretendo, non ti lascerò più scampo, tanto sai che vincerò. Follia che
si insinua nella mente, senza tregua, senza sosta, finché tu non sarai mia. Non fermarmi, lascia che sia amore, rompi il muro e vieni via con me. La passione come un fiume in piena, la sua forza ci travolgerà. Dai, lascia tutto quanto dietro te, non voltarti, guarda gli occhi miei, io ti porterò fin sopra il cielo. No, non puoi fermarmi, sto perdendo già il controllo, e ti giuro non mi pento di volerti solo mia. No, non puoi fermarmi, non puoi spegnere l'incendio che divampa dentro e fuori e mi porta alla pazzia. Lucida follia che si insinua nella mente, senza tregua, senza sosta, finché tu non sarai mia. Vai Rossano! Si vola! Allora, intanto diamo il benvenuto a Manuel, che è un ragazzo giovane che ci manda, credo sia il nonno, gli auguri, quindi diamo il benvenuto, aggiungiamo un posto a tavola anche per Manuel. Ricordo insomma la nostra grande tavola, lo dico sempre, ma insomma per chi ci scrive per la prima volta, lo ricordiamo, immaginate una grande tavolata dove ognuno di voi ha un suo posto. E ci manda gli auguri, credo sia il nonno, tanti auguri per gli 87 anni a Dorino da Busiago, auguroni Busiago in provincia di Padova, naturalmente auguroni caro Dorino. Ecco, poi grazie Monica Martina, vedremo poi il suo buongiorno, il colmo non fare volate la nostra Alma. Chi voleva, sono appena rientrata da Via, una canzone di Mauro, i Boomerang per l'inizio ferie, Carla di Marostica, beh, spero tu l'abbia sentita perché mi avevi scritto e che stava andando appunto la canzone. Saluti a tutti da Ida e Guerrino da Bolzano Vicentino e anche saluti a quelli del piano De Sora, Nella e Luigi. Il colmo è frenare in salita, sì, dura. Ecco, e poi il colmo per un ciclista essere in testa, Arianna da Piazzola sul Brenta, e essere in giro, Patrizia e Bruno appunto, e mi pare gli altri più o meno di averli correre senza sella, l'ho detto, insomma, ecco, li ho un po' tutti quanti, comunque io li leggo tutti, cioè, perciò se trovo qualcuno che è giusto non preoccupatevi. Vi ricordo in palio un CD musicale e adesso andiamo col paginone, iniziamo col paginone, andiamo a vedere i locali che ancora sono aperti, naturalmente quelli che hanno il giardino estivo, quelli che continuano e le nostre feste. Il nord-est a Caldogno, Vicenza, naturalmente sono locali con la climatizzazione.
vi aspettano mercoledì con Melita Leone, con Donna Ingresso Omaggio, con tutte le sale aperte, con l'area food della pizzeria e ristorante. Venerdì Davis Ballerini, sabato Alberto i Murales. Al Paradiso a Sedico Belluno Simone e Gigio Valentino, venerdì Musica Latina con Mauro DJ, corsi di salsa, sabato Giulia Di Battista. Ecco, lo ricordiamo, è sempre in latino. Il Parioli, mercoledì serata VIP con Cumbi e Kizomba Latino, giovedì serata classica Liscio Doc con ingresso gratuito per tutti, idem venerdì ingresso omaggio per tutti, Cumbia, discoteca e latino, sabato il festival dell'Arrivederci, si va verso la chiusura con tutte le tre sale aperte, ingresso unico 3 euro, quindi è l'ultima, la domenica è stata l'ultima. Lo Shanghai Long a Dischiavevo mercoledì pomeriggio e sera in mister con Rico Buffet al pomeriggio, donna ingresso omaggio, venerdì sempre in mister con Rico Buffet, ricordo appunto il locale climatizzato, sabato Liscio, Sergio Mirella, sala B discoteca, domenica pomeriggio e sera in mister. E andiamo al Palma Riva col suo bellissimo giardino estivo Palm Beach con Andrei Souvenir venerdì, tutti i generi musicali diversi, l'area food con ristorantino e pizzeria e con le promozioni. E sabato, attenzione, c'è il 12° compleanno del giardino estivo Palm Beach con torta per tutti i presenti, madrina dell'evento la bellissima Taylor Mega, quindi insomma sarà una grande festa, veramente straordinaria. L'Eurobite a Castelfranco Veneto, vi ricordo, ristorante specialità alla griglia, giovedì si balla con Manuel Martini, sabato Ilenia Gai, domenica Fabio Reginato con Monica, ricorderete Monica, credo di Sabia, non vorrei sbagliare ma sono sicuro, domenica sera, quindi questo abbinamento molto interessante. Il Teal Club The Dance in Pizzeria, abbiamo sentito prima insomma come sono accoglienti, come si mangia bene, come si sta bene, in apertura del giardino estivo e anche della terrazza estiva del ristorante, questa sera disco liscio e ospiti, sempre con la promozione chi mangia lì entra gratis in sala a ballo e loro hanno prezzi veramente molto convenienti. Giovedì ballo moderato e buffet, poi venerdì balli moderati col DJ Romeo Leopardo, sabato disco liscio, domenica disco liscio e ballo moderato, sempre alla sera, non più al pomeriggio. Vi vedete anche un menù di pesce a 15 euro, scuso bevande, con ingresso al ballo, un menù di pizza a 10 euro. Il Papillon a Caselle del Timolo, domani sera ballo liscio con Nancy DJ, ingresso omaggio alle donne, venerdì ballo liscio con Nancy DJ, domenica pomeriggio e sera ballo liscio con Sisto, alla sera Nancy DJ con donne, ingresso omaggio dalle ore 19. E l'Hollywood di Schio in provincia di Vicenza vi aspetta sabato con Silvio Urbani, sala karaoke con Sonia Alex, continua per tutta l'estate i pomeriggi danzanti di giovedì e domenica. Questa è una cosa interessante, quindi ve la comunichiamo. E la Sorgente ristorante e pizzeria Novolonci Colli Ugani con la sua grandissima terrazza estiva, venerdì ristorante e pizzeria scelta, sabato serata di musica e ballo con DJ Paolo Bortolami, pizza o ristorante scelta con proposta di spaghetti allo scoglio e pesce fritto naturalmente, domenica pranzo aperto a tutti con le grigliate, alla sera si balla nel grande giardino estivo con Lisa, si balla anche all'interno, quindi non ci sono problemi. E siamo alle nostre feste sagra di Salgareda, eccoci qua, grandi appuntamenti, ingresso libero per tutti gli eventi spettacolo. Vediamo il prossimo weekend, l'ultimo serata del pesce, e venerdì si balla con l'orchestra di Anna Maria Allegretti, sabato Fabio Cozzani, domenica Lara Agostini, grande torta gigante naturalmente offerta dalla Proloco di Salgareda. E siamo a Lerino in provincia di Vicenza, Sagra Madonna, pasta e gnocchi fatti in casa, vi ricordo naturalmente, festa che continua questa sera con Marco Iniagara, non dimentichiamolo, e i gruppi giovani Canta Tu, quindi grandi stai gastronomici, c'è anche la pizza, non dimenticatevi la grande pesca di beneficenza. Domani sera la conclusione con i Rodigini, naturalmente, anche qui grandi stai gastronomici, per l'area giovani La Tribù del Lane CB Band in diretta con Radio Vicenza, quindi grandi stai gastronomici, specialità per i giovani, anche i panini Onti, accessori moda TR e accessori alta moda di Mossano, sponsor della manifestazione. Abbiamo visto le immagini, le rivedremo, della 114esima sagra di Sant'Antonio della trippa Gran Tortana a Gran Torto, che ricordo ha ancora due appuntamenti, anzi tre per la precisione. E allora questa sera con l'orchestra Sorriso, martedì Lara Agostini e giovedì la messa parrocchiale, la grande processione con la statua del santo fino al capitello e poi naturalmente Sant'Antonio, e poi ci sarà la grande serata con conclusiva, e ci sarà a divertirsi, grandi stai gastronomici, fare festa insieme e la trippa, le specialità gastronomiche, ecco tutto al coperto, non dimentichiamolo. Continua la grande festa a Corte Papa Fava ad Arre in provincia di Padova dopo l'inizio del weekend, venerdì prossimo ballo liscio con Alberto Murales, sabato Cantare Bella Vita presenta Martina Moscato,
Ecco, premio della critica Casale Iscodosia. E poi vi ricordo domenica 16, rievocazione della mietitura con la Taglia Liga, la moto a rattura al pomeriggio, l'aperitivo con l'autore Dennis Perilli che presenterà Escursioni in Cadore, e poi si balla con Urban Country. Ecco, non dimentichiamolo. Andiamo avanti, la sagra di San Giovanni Battista, prima ora di Campo Nogara, continua dopo l'inizio di questo weekend. Venerdì prossimo Omar Codazzi, e sabato notte in cantina DJ Morgan e Mr. Tix, e domenica giornata dello sport, e alla sera si balla con Andrea Spillo, grandi stai gastronomici. Grande inizio anche per la festa di San Floriano, che continua venerdì con Mauro i Boomerang, San Floriano di Castelfranco Veneto, sabato Issa Bia, domenica Linda Biscaro, grandissimi stand enogastronomici naturalmente, anche qui tutto a grande organizzazione. Veggiano si parte esattamente il 13, quindi giovedì con Renza Glamour, grandi stand gastronomici, venerdì Urban Country, sabato Renato Rizzi, domenica Elena Gai, c'è la Luna Park, e poi ricordiamo naturalmente i famosi gnocchi fatti a mano, le tante specialità anche per asporto. Ci saranno anche le nostre telecamere, vi saprò dire la serata. Festa del patrone Sant'Antonio a Romanziol di Noventa di Piave, anche qui attenzione, perché tra gli stand gastronomici, pensate, baccalà vicentina, sardegna in saor, lumache, gnocchi al sugo d'anatra, grigliate e tante altre specialità. Devo dire, lumache è qualcosa di sicuramente unico. Si parte giovedì Sant'Antonio con i paesani, e poi venerdì la grande serata dedicata ai disabili, quindi sabato Graffiti Italian Revival e domenica DJ Matteo Giusto, e poi ne parleremo naturalmente. Come parte venerdì 14 la festa paesana di Pozzo Leone con Fiesta Mania, Steve DJ, poi Giancarlo Santa Monica Band sabato, domenica ci sarà Move and Groove Abbronzatissimi e Luca e Nike DJ in conclusione. Grandi stand gastronomici con specialità bistecche e puledro, baraccalà la vicentina, pista in acciaio, ingresso gratuito al ballo. E ricordo, settimo di Cinto Caomaggiore, festeggiamenti di San Giovanni Battista. Andiamo allora, Daniela Nespolo per i giovani DJ Tonis Dotta, poi sabato Omar Lambertini, lo ricordo, il DJ Luciano Gaggio per i giovani, ci sarà anche un'esibizione di danza, domenica Giancarlo la Santa Monica Band, c'è la gara amatoriale, lo sapete, di pesca e tanto altro. E andiamo anche alla sagra dei patroni di San Vito Modesto e Crescenza di Gambugliano in provincia di Vicenza, anche qui grandi stand gastronomici, tante specialità. Ilaria Veronese in senso unico con la serata pesce fritto, sabato Luca e Silvia Band, lasagne al tartufo Speo Puenta Onta, e domenica l'orchestra Sorriso, stand gastronomici con Speo Puenta Onta, e poi ne parleremo anche qui, grandissima organizzazione. Com'è grande l'organizzazione di Cadolzè Fest, lo ricordo, a Belvedere di Tezza sul Brenta, venerdì 14 faccia da Max, beati i primi per gli stand gastronomici, poi sabato live play, lo ricordo, Coldplay Tribute Band, serata delle fritture, il torneo, ma ne parleremo. Domenica Issa Bia, serata frittura di pesce, Capesanto il 17 con Marco e Clan, che sarà la serata conclusiva. Questa è dell'altra festa, lo ricordo, la gara di pesca è della riferita al settimo di Cinto Caomaggiore, e partirà prossimamente il 21 Grossa con la festa delle rane. Pubblicità tra poco. Brava. Grazie. vieni Ale, vieni qua in centro. Vieni Gianluca, vai Alberto. Prego, vieni, vai, via. Per te io ci sarò sempre. E allora eccoli qua, i tre moschettieri. Vai, andiamo! Sono qui, guardami. Io con te sento che non esiste altra via che non sia tua e mia, è un respiro fra noi senza fine. Proteggerò
c'è mai un'altra via che non sia tua e mia. L'emozione tra noi non ha fine. Se vorrai ci sarò, se tu sarai in pericolo io ti proteggerò dal male che vivrai, io per te ci sarò. Ciao. Bravi. Grazie. Bene, bene, le immagini della serata di Marco il Clan. Siamo naturalmente a San Floriano. San Floriano ormai qua. Ecco, ieri sera la rivedremo. Allora, il colmo per un ciclista è farsi la moto. Grazie a tutti e grazie a te, ci mancheremo. Ho visto il nome, il colmo, bruciare le tappe. Poi il colmo per un ciclista potrebbe essere bruciare le tappe. Buon inizio settimana, essere senza freni, bruciare le tappe anche Nenio da Asolo. Il colmo per un ciclista è bruciare le tappe la nostra Sara. Il tendone da vedere c'è, pronti per partire. E allora andiamo a vedere velocissimamente le foto di oggi. Intanto grazie anche a Monica, Forza Amici si parte per una nuova settimana. Buongiorno, anche il suo, sono arrivati tardi naturalmente. Buon lunedì anche da Natalina. Va piano con Italia, quindi ho il buongiorno che ve lo do domani. Allora, buon anniversario, come dicevamo, a questi amici, a nostra Rita Angela e tutta l'allegra compagnia. Grazie, poi auguroni naturalmente anche Enzo, Cristina, Doriano e Isabella, chissà se è lo stesso nonno, eccoli qua, grazie da tutti gli amici che l'hanno. Auguroni al nostro Tiziano da Rovigo che è il suo compleanno, auguri anche ieri all'orchestra Rodigini, il compleanno di Nicolò, bellissime Ombretta e la figlia Victor con Alex e tutta la famiglia. Grazie a tutti i nonni, grazie a Giovanna, un salutone agli amici del Tilt e alla compagnia naturalmente delle Coccole. Salutiamo la nipotina della nostra Giovanna, Proloco di Tezze sul Brenta, ecco qua, e auguroni naturalmente anche a Elisa, bellissima Elisa, auguri di cuore. Grazie caro capitano, ecco vabbè, siamo rimasti, ecco tutti le vostre risposte. Grazie, finiamo con le ultime immagini, grazie a voi, ci vediamo domani naturalmente tra poco. Rosso e Nero col direttore Angelo Squizzato, un abbraccio, viva la musica. Nessuno ha indovinato, io sento qui dentro nell'anima forte, sempre più forte, più della terra, del fuoco, del mare, del cielo sarà. Notte, proteggi nei silenzi i miei pensieri e la paura che sentivo ieri.